Eccolo, si va mai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, Arzilla in canale, un altro video insieme. So che ieri un po' mi è venuto da ridere quando avete sentito il motivo per cui è stata annullata l'amichevole Barcellona-Juve, però ovviamente auguriamo una pronta guarigione ai calciatori del Barcellona. Chiaramente stamattina la Juve ha fatto un risveglio muscolare sotto gli ordini attenti di Mago Max, ovviamente perché dobbiamo tenerci allenati per la prossima amichevole in vista e poi sperando di ricominciare ad avere qualche barlume di dettame di gioco e trovare la forma perfetta, perché l'anno scorso a inizio stagione abbiamo cominciato molto male proprio perché non c'è stata una preparazione atletica consona e infatti i primi infortuni sono già arrivati dopo pochissimo, come per esempio Ken e vari altri affaticamenti che sicuramente arriveranno, quindi dobbiamo stare molto attenti da quel punto di vista. Quindi, altra cosa, ufficialità di Arthur alla Fiorentina, lo avevo detto comunque più di una settimana fa, lo scambio potenziale che si chiesa, che sta prendendo forma, diciamo, sullo sfondo, e un addio al calcio, quello di Giuseppe Rossi, che comunque è stato un ottimo giocatore e ha avuto anche tanta sfortuna. Due parole su Bonucci, che continua ad avere comunque un buon mercato anche in Serie A, quindi vedremo il da farsi. Due cose su Piazza, speriamo di piazzarlo, gioco di parole, perché altrimenti ce lo troveremo sul gozzo un altro anno e dovremmo tirarlo in prestito. E Pellegrini, dovremmo risolvere anche questa grana, perché è un altro di quei giocatori che fa parte degli esuberi. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come stavo dicendo, è arrivata l'ufficialità di Arthur alla Fiorentina con le dichiarazioni di Pastorello, che ha proprio detto al suo assistito: dimostrerà il tuo valore assoluto, campione. E ovviamente ringraziano la Fiorentina per l'occasione, sia il giocatore sia il procuratore. Sono convinto che comunque Arthur nel 4-3-3 di italiano farà molto bene. Chiaramente non credo che diventerà un fenomeno, un fuoriclasse, però sicuramente è un giocatore magari da squadra di medio-alta classifica. Magari al Barcellona era stato contornato da grossi campioni, quindi aveva anche risaltato le sue qualità. Appena si è trovato in una squadra in cui non aveva, diciamo, fenomeni attorno, ha dovuto dimostrare che valeva e lì si è un po' spento. Però ovviamente l'annata migliore l'ha avuta, ricordiamoci, con Pirlo, non con Allegri. Quindi anche qui bisogna capire fino a che punto Allegri abbia inciso negativamente sul giocatore, facendolo diventare uno scarto a tutti gli effetti, quando prima invece era un punto fermo della nazionale brasiliana e del 4-3-3 tritatutto del Barcellona. Quindi insomma auguriamo il meglio ad Arthur, che sicuramente a livello tecnico è un discreto giocatore, un buon giocatore, però ecco, non ha avuto le fortune di trovarsi bene alla Juventus, così come è successo ad altri, per esempio Ramsey, Kulusevski, Bentancur, e ne potremmo citare Ayosa. E quindi ovviamente là alla Viola ha questa chance di rivalsa e di far vedere a tutti che comunque può stare tranquillamente in una medio-alta Serie A. Ecco, per quel che riguarda questo famoso scambio che si chiesa, di cui tanti paventano la possibilità, si può dire solo questo, che ci sono delle conferme dalla Spagna, anche da Marca, proprio sul nome di Chiesa, che da sempre è nel mirino di tanti club di Premier, ma evidentemente anche il Barcellona ci potrebbe fare un pensierino, dato che comunque giocano col 4-3-3 e Chiesa si esalta al meglio, soprattutto diciamo a sinistra nel 4-3-3, ma può adattarsi anche a destra, perché comunque è di piede destro, quindi. Però la cosa migliore per lui è accentrarsi, puntare il fondo a sinistra e accentrarsi eventualmente per tirare a giro. Quindi vediamo, l'idea c'è. E diciamo che c'è un asse Barcellona-Juventus, questo lo sappiamo, e Giuntoli approfittava proprio di questa amichevole che doveva esserci per incontrare i dirigenti blaugrana. Chiaramente questa situazione che si è creata del non amichevole può soltanto agevolare la cosa, perché adesso Giuntoli ha anche più tempo durante la giornata lavorativa per incontrare appunto l'entourage e capire se c'è questa ipotesi appunto di scambio tra i due giocatori, viste comunque le necessità di avere un big a centrocampo. Abbiamo già Rabiot, ma che si serve, perché se Pogba non rientra al meglio e anche quest'anno non lo troviamo o lo troviamo a mezzo servizio, è chiaro che ci serve un top, un giocatore che è abituato a respirare, diciamo, aria di grandi club. E quindi possiamo dire che sì, sicuramente col salto dal Milan non ancora forte al Barcellona, comunque che si gioca un titolo, è chiaro che la differenza c'è. Quindi ha maturato sicuramente un'esperienza a livello di mentalità e a livello di fame, no? Di vittorie e di motivazioni, e quindi
sicuramente potrà essere un ottimo inserto per il nostro centrocampo, dando la possibilità ad Allegri di fare il 4-3-3. Perché comunque quando tu hai un centrocampo muscolare con Rabiot e Locatelli in questo momento, chiaro che puoi in qualche modo anche permetterti le tre punte davanti. Insomma, aspettiamo e vediamo. Ecco, come vi dicevo, data la cancellazione dell'amichevole contro il Barcellona, la Juventus farà un allenamento mattutino molto presto al Levi Stadium sotto gli occhi di Allegri, lo staff e anche Giuntoli, che comunque starà lì provvisoriamente a supervisionare i giocatori per capire come si muovono e vedere se ci sono degli intoppi, ci sono delle cose da migliorare. Insomma, lui è uno molto attento ai dettagli, quindi sarà vicino ad Allegri per capire appunto come ritoccare le cose. Sicuramente, come vi dicevo, questa tournée estiva è fatta apposta anche per lui, per poter poi muoversi negli incontri con le varie società, perché chiaramente oltre al discorso che si chiesa e dir si voglia, c'è anche un discorso di piazzamento degli esuberi. Quindi questo fatto che siamo in tournée in America e ci sono certi giocatori che sono già nella lista dei partenti non può far altro che alzare il valore, o comunque far capire che questi giocatori possono tranquillamente essere venduti e hanno un certo valore, quindi non sono delle ciofeche, ma sono giocatori che comunque hanno preso parte alla spedizione con la Juve e quindi vengono presi in considerazione anche da altri club. Quindi vedremo quanto ci metterà Giuntoli comunque a piazzare Zaccaria, McKennie, Pellegrini e Piazza, perché comunque con Bonucci non ci dovrebbero essere problemi, perché ci sono tanti club e ne parleremo interessati al ragazzo. E quindi insomma, piano piano mettiamo a posto tutti i tasselli e sicuramente entro il 25 di agosto, quindi un po' prima della chiusura del calciomercato, avremo uno scenario un po' più chiaro. Su Giuseppe Rossi, ecco, ha fatto una lettera molto commovente per dare il suo addio al calcio e ha lasciato una lettera, diciamo, se vogliamo, riferita a tutti quelli che lo hanno aiutato, lo hanno sostenuto durante questa carriera difficile e, diciamo, piena di diatribe e di momenti di difficoltà. E infatti, diciamo che ricorderà sicuramente come se fosse ieri la grande tripletta segnata purtroppo contro di noi in quel 4-2 in cui veramente sembrava un Maradona, per dirne una, e ovviamente anche per purtroppo quel mondiale saltato per infortunio, e quello fu veramente l'infortunio che gli ha costato la carriera al ginocchio. E da lì in poi è andato al Villarreal, dove ha fatto comunque molto bene. Ricordiamo, a parte la Fiorentina, anche il Genoa, in cui comunque ha fatto veramente grandi pagine del nostro calcio nostrano. Chiaramente non è mai stato un fuori classe assoluto, però è stato un ottimo giocatore, specialmente nei momenti in cui era lucido e pronto a giocare. Era veramente uno che non era neanche messo in discussione a livello di nazionale italiana. Quindi peccato, tra l'altro oltre a questo non è mai riuscito a fare il salto in una big proprio per questo motivo della grande fragilità. È sempre stato un giocatore funambolico, veloce negli spazi, no? Ma non altissimo, non fisicato, e quindi diciamo che gli facciamo un grande bocca al lupo per il suo proseguio della sua vita dopo il mondo del calcio, e lo ricordiamo veramente come uno forse dei calciatori più sfortunati, che avrebbe meritato molto di più, e ce ne sono diversi in questa lista. Io ci metto anche Quagliarella, che è un giocatore che purtroppo non ha goduto delle fortune che magari altri giocatori meno talentuosi o meno dotati hanno poi avuto successivamente. Ecco, su Bonucci bisogna dire questo: ha rifiutato ben due o tre proposte dall'estero, ovviamente Fenerbahce, MLS e anche il Marsiglia, e ci sono 9 club italiani tra Serie A e B che vorrebbero veramente averlo, farebbero di tutto pur di portarlo da loro, e quindi si valuteranno delle proposte le più allettanti per mandarlo via. Chiaramente il ragazzo, l'abbiamo ripetuto in tutte le salse, vuole fare l'europeo 2024, ma la concorrenza che ha davanti è tantissima, quindi io, anche vedendolo titolare in una di queste squadre che poi vi andrò a citare, è molto complicato che riesca a prendersi il posto nel 4-3-3 di Mancini. E quindi ecco, si sta cercando una soluzione definitiva per piazzarlo e evitare appunto di pagargli l'ingaggio nonostante sia fuori rosa. Quindi in Italia ci sono esattamente Bologna, Cagliari, Fiorentina, Frosinone, Lazio e Monza, mentre in Serie B si sono fatte avanti il Bari, sua vecchia squadra, mi serve anche un ritorno romantico prima della chiusura della carriera, Sampdoria di Pirlo, che lo sta chiamando a gran voce, e il Palermo appunto degli Arabi, cui proprietario Mansur, lo stesso del City. Ecco, chiudendo questo capitolo parliamo anche di Piazza, che è un giocatore che sembrava avere un futuro davanti straordinario. Ricordatevi anche il gol fatto al Porto, in Oporto, fondamentale, con quella esultanza strana, no? Tipo Gargamella, e comunque ci fece vincere, ricordiamo, nel 2017, e poi dopo sparì. Sembrava un predestinato a 22 anni,
Poi io ripeto, ragazzi, ha girato tantissime squadre, tra cui soprattutto il Torino, e ancora adesso è di nuovo nel giro della continassa, non riusciamo a liberarsene a titolo definitivo, probabilmente anche per motivi di ingaggio, e quindi può tornare in patria. Il croato, visto che è nella lista degli esuberi e ha ancora un contratto in scadenza 2024, si sta cercando una soluzione definitiva per piazzarlo, visto che comunque è un attaccante che può comunque ancora giocare in una bassa Serie A, però in questo momento forse neanche lì, e quindi ecco che spunta l'ipotesi di Dinamo Zagabria, che pare interessata a prendere il giocatore, forse anche a titolo definitivo. Vedremo, perché comunque la Dinamo Zagabria negli ultimi scampoli di stagione ha sempre fatto le coppe europee, ricordiamolo anche l'anno scorso, quindi comunque c'è una speranza che abbiano il budget sufficiente per potersi permettere anche il suo ingaggio e sfruttarlo nei titolari, perché poi comunque quando ti pesa così tanto un ragazzo nella tua rosa a livello di bilancio, devi sfruttarlo a dovere, sperando che non si infortuni, che sia continuo, non altalenante, come è successo alla Juve, eccetera. Ecco, chiudendo il discorso, parliamo anche di Pellegrini, che è destinato ad andare via dalla Juve, e tutti lo sappiamo. Non è partito per la tournée estiva proprio per questo motivo, perché si sta cercando l'accomodamento per piazzarlo fuori, e quindi è un esubero a tutti gli effetti. Allegri non lo vuole nel suo roster, anche se secondo me poteva tornare utile nelle rotazioni per la fascia sinistra, e quindi la situazione di questo terzino è tuttora da definire. Da un lato la Juve non è soddisfatta, come sapete, della proposta della Lazio di optare per il prestito con diritto di riscatto, e dall'altra, diciamo, dall'altra parte resta aperta l'ipotesi Nizza, che comunque sarebbe agevole anche a livello logistico, perché da Torino vai, diciamo, nella Costa Azzurra proprio subito dopo il confine, è anche molto agevole poter andare lì. E ecco, i francesi sono disposti anche a pagare l'obbligo di riscatto con determinate condizioni facili da raggiungere, tra i 10 milioni e gli 8 milioni, che è una cifra comunque abbordabile, specialmente se la pagano dopo un anno. Quindi insomma, intanto ti togli l'ingaggio di dosso, che è circa 2 milioni, e poi incassi qualcosa il prossimo giugno. Questa, diciamo, che è una pista molto valida e calda, però dipende tutto da Pellegrini, che ancora una volta storce il naso e non è convinto, perché lui sa di valere di più, diciamo, di una media Ligue 1, e si vuole giocare le sue carte, non dico da titolare, ma per mettere in difficoltà Sarri nelle rotazioni e nelle scelte, alla Lazio, che è una squadra che ambisce sicuramente a rimanere nelle prime quattro, anche se non sarà facile, e fare un buon girone di Champions League per provare a passarlo, come è successo anche nelle annate precedenti, quando purtroppo beccò il Bayern dritta tutto agli ottavi e andò fuori, però fece un ottimo girone, stupendo praticamente tutti. Quindi ragazzi, questa è la situazione. Stamattina di notizie, diciamo, fatte e finite di ufficialità, come avete visto, non ce ne sono. C'è stata quella di Arthur, che è arrivata finalmente, perché eravamo tutti tribolanti e trepidanti per capire se fosse successo o no, ed è avvenuta. Quindi per ora attendiamo Sornioni. Chiaramente, come avete visto, le vere notizie che stanno arrivando sono solamente sulle cessioni, e quelle che sentiremo molto probabilmente da qui fino al 10 agosto circa saranno solo notizie di esuberi ceduti, con le ufficialità e le varie cose, e alcuni giovani che verranno messi appunto nelle Serie B, nella Next Gen, verranno messi nelle piccole Serie A. Questo lo sentiremo ancora, perché ci sono sicuramente ancora dei ballottaggi da andare a chiudere. Ditemi la vostra, mi raccomando, un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, mi raccomando, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio Wall 11. Adesso, come avete visto, sto provando a mettere dei nuovi contenuti, spero di poter riuscire a fare un video al giorno, in modo da creare appunto un po' più di attrazione, di hype. Chiaramente vedrete argomenti diversi e differenziati. Nila non vuole che la tocchi, non è contenta del nuovo canale, forse perché non c'è, no, a parte gli scherzi. E Stivello Magno Facebook, mi raccomando, scrivetemi anche lì, perché tramite la chat privata su Facebook e anche l'amicizia potrete avere la possibilità di avere le notifiche che non vi arrivano su YouTube. Spesse volte accade, come ieri sera, magari che eravate meno su YouTube perché eravate magari fuori, siete in vacanza, siete con gli amici, eccetera, non vi arrivano le notifiche nello smartphone, mentre tramite Facebook è come se arrivasse un invito a un gruppo o un video simpatico, eccetera, e in quel momento lì potete cliccare dentro la schermata. Per i saluti, mi raccomando ragazzi, qui sotto nei commenti fatemi sapere tramite nickname o nome e cognome chi vuole essere salutato. Lo metterò sicuramente in uno dei video del mattina, pomeriggio, sera, nella lista dei papabili. E grazie veramente della vostra presenza, vi voglio tanto tanto bene, al prossimo video, un abbraccio!